Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Simone Workout. Oggi siamo qui pronti per affrontare il mio primo allenamento di MMA e siamo andati in una delle palestre migliori in circolazione, ovvero l'Aurora MMA. Come sapete è uno sport che mi ha sempre affascinato, uno sport molto duro, ma quando il gioco si fa duro Simone Workout entra in azione, quindi andiamo, vamos! Lui è Carlo Pedersoli, fortissimo fighter di MMA che ha militato in UFC, nipote del famoso e noto Bud Spencer, oggi sarà ufficialmente il mio allenatore. Bene, finalmente! Passaggio all'MMA ufficiale. Ci siamo, passaggio ufficiale dal pugilato all'MMA. Primo allenamento è, a proposito del lavoro a terra, regà, è quello che mi preoccupa maggiormente. Anche lo striking, perché comunque se mi piace a cazzotti Carlo è finita. Però insomma anche la parte a terra dobbiamo capire dura. Come integrare il tuo pugilato che parti da un'ottima base, quindi capire come integrare la parte di lotta e capire qual è il tuo stile per cercare di dare una forma al tuo stile di MMA, che sarà totalmente diverso da quello del pugilato. Quindi oggi faremo un allenamento a 360 gradi, vedremo. Però fa pure sparring, te lo dico. Andiamo a cambiarsela. Andiamo. Questi saranno i tuoi guanti per oggi, so che non sei abituato però. Ma infatti, ma quanto sono piccoli. Sono piccoli, con questi ti apri le teste. Siccome non mi fido del tuo controllo, ti ho dato quelli un po' più imbottiti, perché venendo dal pugilato, secondo me li ho abituato a scaricare e mi prende sicuro in faccia e mi apre. Io invece ho questi, quindi comportate bene. Ah, ok. Il guantino del MMA nasce per proteggere la mano più che per proteggere la persona, quindi siamo messi così, diciamo. Sinistro, destro, io ti metto calcio e tu vai le gambe. Non fai solo l'entrata. Come ti viene? Esatto. E io ti correggo piano piano, facciamo questo per riscaldarci. Esatto, passa di sotto, esatto. Esatto, entra diretto. Dopo l'entrata, quindi dopo il passaggio sotto al mio gancio, quindi tu hai tirato 1-2, io ti tiro il gancio e tu passi sotto, cioè ti abbassi. Quando arrivi a contatto con la mia cresta iliaca, quindi con l'anca, che fai? Spingi con la testa e chiudi le braccia, quindi mi porti a terra. Andiamo a vedere nel pratico. Io ti porto 1-2, tu mi porti gancio, io sparisco, attacco la testa, qua quello che faccio è chiudere e portare giù. Prova un attimo. Bravo, esattamente questo. Buona. C'è un'entrata simile a Luigi Busà, che prende dal karate. Ok. Che è una cosa buona. Questa non è una cosa scontata, perché non tutti hanno questa entrata fluida. Quindi già che gli riesce al primo insegnamento è una cosa positiva. Quindi per chi fa MMA o vuole fare MMA, tenete a mente questa cosa. Cioè che se il primo giorno già riuscite a portare a terra è una cosa ottima, perché il 90% delle persone non ha proprio la capacità motoria di entrare piegando la schiena e spingere lateralmente. C'è una cosa che ci vogliono anni per imparare, quindi già parti. Dai. Molto bene. Allora, quando io cado, che succede? Invece di lasciarmi spazio, tu che fai? C'hai le gambe sotto? Ok. Allora, metti il tuo petto sopra il mio, esatto, e con questo ginocchio ti nascondi dietro il mio ginocchio. Esattamente, okay. Esattamente, perché? Perché io qua non riesco a rialzarmi, c'ho tutto il peso su addosso. Ok. Se invece lui mi lascia spazio, vedete, se tu mi lasci spazio invece, io mi rialzo subito. E quindi tu praticamente hai sprecato un takedown, hai sprecato tutta la tua energia nel portarmi a terra, io mi sono già rialzato. Buono, ottimo, esattamente. Vedi, io non riesco a rialzarmi. Oh, questa è una cosa ottima. Andiamo subito su. Eccolo, classico pugile. No, scherzo. Questa è proprio la mentalità da pugile. Ok, adesso lo facciamo in fluidità, quindi come fosse un match. Ci muoviamo, io ti tiro colpi a caso e tu trovi il tempo sui miei colpi per entrare. È un po' più difficile, okay. Perché io posso tirare montanti, posso tirare i ganci, te li tiro piano e tu devi trovare il tempo e il momento per entrare. Quando l'altra te la sbraccia è il momento migliore per accorciare la distanza. Perché? Perché per esempio se lui tira un overhand, questo anche per i pugili che vogliono avvicinarsi all'MMA, quando lui tira un overhand, se io accorcio la distanza l'ho difeso ed è quello il momento in cui posso entrare. Sui diretti invece devo cambiare livello. Esatto, questo è buono. Ottimo. Esatto, io da qua non mi devo rialzare. Questo braccio, guarda, invece che tenerlo qua, no, ma non è, guarda, qua, abbracciami la testa, esatto, qua è tutta pressione, non mi permette di respirare.
e non riesco a respirare qua. Molte volte nell'MMA succede questo, che io entro e quando vado a spingere per portare a terra, lui si gira e mi dà la schiena. Questa qua è una fase che succede spessissimo nell'MMA. Da questa posizione, praticamente quello che vado a fare è tenere le mani con questa presa attorno al suo busto, ok? Attorno alla sua cintura. Quello che è il mio obiettivo è tenere anche la testa attaccata alla sua spalla, in modo che se lui vuole alzarsi, prova a alzarsi, okay, io c'ho il peso su di lui. Di qua, se lui si alza, quindi se lui va in piedi, esatto, quello che vado a fare è avvicinare il ginocchio e spingere verso il basso per riportarlo a terra. Quando io spingo verso il basso e lui invece spinge verso l'alto, mi si crea uno spazio, ok? Mi si crea uno spazio per infilare il primo gancio e andare con la mano sopra, diciamo, tra il suo orecchio e la sua spalla. Da qua, quello che vado a fare è mettermi sul fianco, uscire col culo e infilare l'altro gancio. E questa è una posizione in cui lui è in totale svantaggio, cioè io da qua posso colpirlo e posso strangolarlo. Bravo, da qua io mi alzo e tu prendi i ganci. Bravo. Infila l'altro. Perché mi faccio strangolare? Questo attorno al collo, si infila sul bicipite e questa dietro la testa. Forza per strangolare un toro. Il collo, diciamo, la parte in cui ci stanno queste due vene è uguale per tutti, sia per uno che pesa 50 kg, sia per uno che pesa 150 kg. Quindi, diciamo, il motivo per cui il jiu-jitsu è efficace nell'MMA ed è stato efficace al Pride, che era dove l'MMA è iniziato, che praticamente combattevano 100 atleti di 160 kg contro atleti di 80. E il jiu-jitsu era fondamentale perché tanto le chiavi di strangolamento riescono su una persona piccola come su una persona grande, ed è quindi un modo per i piccoli per battere i grandi. Ci è andato così il jiu-jitsu. Allora raga, prima parte di lotta a terra andata. Devo ammettere che la lotta a terra è più faticosa rispetto a quella che immaginavo, cioè fatichi tantissimo a lotta a terra. Mi sto divertendo, mi sto trovando bene. Te, che parere tuo? Te la cavi molto bene, diciamo, e considerato che non l'hai mai fatto una lezione. No, zero, proprio totale. Ti sei meritato la gabbia, dai. Ah, subito un gabbia, bello, dai. Te ce volevo portare, però dai. Adesso qua è completamente diverso perché tutte le azioni finiscono su una parete e quindi c'è tutto un discorso di lotta a parete, tutto un discorso di portare a terra l'avversario utilizzando anche, diciamo, una parete esterna dietro la schiena. Per alcuni può essere un vantaggio, per chi non la sa usare invece è un grossissimo svantaggio, soprattutto in difesa e soprattutto per i pugili, perché per loro sarà più difficile lavorare perché non ci sono abituati, ok? Adesso ti insegno come rialzarsi con la parete, quindi io ti porto a terra, così dopo possiamo fare uno sparring. Vai. Io ti porto a terra e tu ti rialzi con la parete, ok? Questa per te è una posizione scomoda perché io ho tutto il vantaggio dei miei colpi e lui ha tutto lo svantaggio di stare, diciamo, con la forza di gravità a mio favore. Quindi lui c'ha il colpo ancora più potente. Da qua ti devi assolutamente alzare, sennò in pochi minuti l'arbitro stoppa il match, ok? I miei colpi possono pure venire dall'alto e dal basso, ok? Quindi quello che tu devi fare sicuramente è coprirti il viso e poi cercare di attaccare la schiena verso la parete e, rischiando tutto, cioè lasciando un buco, mettere una mano a terra e rialzarti con quella mano. Da questa posizione la cosa migliore è proteggersi con ginocchio e mani e riuscire a spingere lui lontano e con la mano a protezione, quindi a tenere lui lontano, e con una mano dietro rialzarti utilizzando la parete. Quindi utilizzando una parete dietro che mi permette di rialzarmi con più facilità, perché se non avessi niente dietro, diciamo, dovrei rialzarmi da gatto, mentre qua io posso, diciamo, andare verso la parete per rialzarmi. Così se poi ti porto a terra dopo uno sparring almeno sai che fare. Se no fai la fine di Mattia, che è rimasto là, ha fatto lo scarafaggio. No! Capito, Mattia? No! Che ti abbiamo graziato con lo strangolamento, diglielo. Oh, prossimo video, arriviamo non so quanti, 20.000 like, io contro Mattia in gabbia. E tu mi fai da coach? No, tutti da coach. Mattia non ci deve avere coach. Mattia c'ha Borgomeo che gli rema contro. E tutti contro. Che dice le cose apposta al contrario. Oh, tu mi spingi via, esatto. Questa, esatto, la utilizzi per rialzarti. Allora, visto che la prima parte è andata molto bene, io non me l'aspettavo che fosse così una spugna. E ho fatto un passo avanti, ho preso i colpi d'ori e adesso farò vedere a Simone come io lavoro con le private, diciamo, che faccio nelle MMA, quindi con le persone che mi chiedono di insegnargli l'MMA. Io prendo i colpi d'ori e simulo una sorta di match ed è quello che farò adesso con lui. Ok, ci muoviamo, jab, 1-2. Oh, mi sento come se non c'ho i guanti.
proviamolo ancora, jab e calcio e basta. No! Buono, bravo, ancora. Buono. Buono, bravo. Per esempio le gomitate pugili sono molto bravi a darli, a darle. Perché è esattamente un gancio. La gomitata è esattamente un gancio tagliato. Quindi è come dai un gancio, lo tagli. Cioè tagli una parte del braccio e dai una gomitata. È la stessa. Infatti mi risulta tranquillo. Mi risulta potente, sì. Esplosivo, perché è lo stesso esatto movimento. Vai addio. Ora. Buono. La ginocchiata tirala da là. Senza avvicinarti. Solo la strozzi. Una bella potenza, perché è bello esplosivo, i pugili sono tutti esplosivi, questa è un'ottima cosa. Diciamo, un pugile tecnico è molto più facile segnargli in MMA, secondo me, a mio avviso. La parte più difficile è la lotta, però in piedi, secondo me, il pugile è molto molto facile farlo diventare forte nell'MMA di striking, perché è già impostato, gli insegni il calcio, gli insegni la ginocchiata e hai fatto. Se è un pugile tecnico, hai fatto. Il problema è sulla lotta, perché il pugile non è abituato a stare a terra, non gli piace stare a terra. Il pavimento scotta, si dice, per i pugili, perché non ci stanno al loro agio. Quando vengono portati a terra si vogliono rialzare. E questo è un po' il problema per il quale ancora non ci sono grossi pugili che hanno fatto il passaggio all'MMA. Jeff, 1-2. 1-2, ginocchio in faccia. Boom, io sono andato cazzo. Ok, siamo qua, tu devi colpire col destro. Quindi il ginocchio lo metto... Il ginocchio della tua gamba avanti, quindi sempre il sinistro. Esatto, dentro. Bravo, controlli i piedi e scarichi col destro qua. Ok, come i colpitori, destro qua, sinistro qua. Esatto, un martello destro. Martello vuol dire dall'alto verso. Okay. So che non lo tiri perché non si qua sì, lo puoi tirare. Esatto, fortissimo. Bam. Esatto, caricalo dall'alto, da proprio da sopra la testa. Bravo, qua. Pugno alla banda questo. Uno due calcio e passi e vieni a portarmi a terra. Ecco. Pugno destro, pugno destro. Tosta questa, questa è tosta, infatti non se l'aspettava, perché chi ci ha fiato dice vabbè è uguale, invece non è uguale per niente, sono tutti, diciamo, sono fiati diversi, cioè è come andare in bici e poi nuotare, sono due cose veramente diverse, e l'MMA il pugilato è uguale. Adesso mettiamo in pratica, che adesso semenamo. Semenamo però, cioè, te meno e te io, guardi. Io te finalizzerò. Aia. Io cercherò in tutti i modi di, è come se fosse un match tra un pugile e uno che fa MMA. Ok. Quindi ovviamente quale sarà il mio obiettivo? Portarmi a terra sempre. Vediamo che succede. Dai. Allora, è andata, vamos. Non ti ho detto che sono mancino. Ah, primo round andato, ma da mo che era andato, se volevo bastava che caricavo i colpi, devo riuscire a non farmi portare a terra. È totalmente un'altra fase del combattimento, cioè quando tu pensi a colpire lui pensa a lottare e quindi ti sparisce e in un attimo te lo ritrovi sotto e là devi fare un switch veloce di tecniche e il pugile, diciamo, non è abituato, cioè, col tempo si fa.
Raga, stappa come gli pare proprio. Per esempio, in questo round lui mi ha difeso tre cose senza nemmeno saperlo. Ho difeso tre cose? Sì, ha difeso tre cose. Quando io stavo andando dietro, che ho detto, vedi, sta facendo come gli pare. In realtà io volevo fare una cosa e tu non me l'hai permesso. Però poi uno trova sempre una via d'uscita, no? Cioè non mi riesce una cosa, vado su un'altra. Però, per esempio, a terra non ti muovi male, secondo me. Adesso è ovvio, io in un secondo cambio e lui non mi sta dietro. Però ce l'ha la predisposizione per fare qualcosa, cioè per andarti e divertirti. E magari in domani fammi accendere un bar. Fammi un ultimo, Voglio riuscire a stare un po' più in piedi. Non riesco a stare in piedi io. Ora. Ma come ho fatto a strozzarmi così? C'ho il braccio mio. Questa è una tecnica di jiu-jitsu. Tre sottomissioni. E questo è un mondo a parte. La vera forza di chi fa MMA, chi lotta, è che quando io ti porto a terra, tu che sei strai, che non sei abituato, e fatichi 100 volte più di me, che io non sto faticando, vedi come sto? No, perché non sono abituato a starci e utilizzo poca energia. Secondo me è più facile per chi fa MMA andare a fare pugilato, piuttosto che per chi fa pugilato andare a fare MMA, perché comunque io utilizzo 100 cose e ne devo utilizzare 3. Fai conto, no? Cioè, da che faccio MMA ne faccio 100, nel pugilato devo fare 3. E quindi abituato a fare più cose è più facile, secondo me, andare nel pugilato. Cioè, è anche il discorso, se porti McGregor a fare contro Mayweather, è più facile per McGregor essere più, diciamo, più vicino a livello di Mayweather rispetto a Mayweather entrare in gabbia a fare con McGregor, durava un minuto. Certo. Comunque McGregor se l'è fatti 10 round. A breve annuncerò il nuovo match, c'è una data che non è ancora sicura, quando è sicura insomma vi aggiornerò su Instagram, quindi seguitemi su Instagram, ma la cosa più importante è seguite Carlo su Instagram, raga. Vi lascio qui il nome e ve lascio ovviamente in descrizione. A parte ad essere un fenomeno come atleta che tutti conosciamo, è anche un fenomeno come maestro, l'avete visto, l'ha dimostrato, e fa anche comunque lezioni private, un po' tutto quanto, quindi qualsiasi informazione, qualsiasi cosa potete scrivere direttamente a lui. Detto questo, io vi ringrazio tantissimo. Grazie a te. Mi raccomando. E non smette di farlo perché sei portato. Dai, grande. Oh, è un onore, detto da un campione del genere. Quindi, raga, iscrivetevi al canale per supportarsi i contenuti, sapete, è importante. Rod, tu sei 100.000 iscritti, manca sempre meno. E soprattutto a 20.000 like sfidiamo Mattia in gabbia. La seconda. E ce l'ho tutti dalla mia parte. Lui zero coach, anzi tutti che gli dicono le cose al contrario. Io faccio l'allenatore suo. Dai, raga, ci vediamo alla prossima. Vamos.